Quello che dice Bergam, perché che se tutto funziona, e una cosa la usa, bisogna che funzioni, che sia affidabile. Prima che vada in mondovisione, io non dico... No, no, siamo già in mondovisione, non ti preoccupare. Io non parlo solo di cose super... superficiali. No, no, capito che deve essere. Non parlo solo all around, un prodotto completo, affidabile, senza problemi, senza falle. E soprattutto, ripeto, perché la cosa più importante è, essendo pochi dispositivi, le cose vengono fatte per loro. E c'è poca come cazzo di, insomma, le cose vengono scritte per iOS 14 e la gente sta attenta a farle funzionare su iOS 14 e su questo hardware, su questi pochi dispositivi che esistono. Perché quello che Berg è che comunque l'iPhone vendeva anche quando c'aveva i bug, c'aveva la batteria di merda. Quindi non è dato da queste ottimizzazioni che c'è. Allora, che l'iPhone venda, penso, che l'iPhone venda per moda, cioè non penso ci sia bisogno di dirlo. No. Non parlo neanche di moda. Però che poi dopo c'è l'utente più attento, come può essere Bergam, che dopo tutto questo che mi ha detto, alla fine, cioè, penso che ha senso tutto quello che ha detto, perché io all'inizio dicevo, tu che sei appunto uno che non ti riterrei l'utente medio, e dovresti essere in grado, capito, di poterci girare attorno a questi bug. Però allo stesso tempo, in effetti, ha senso quello che dice lui, cioè tu che non sei l'utente medio ti rendi conto che ci sono questi problemi e dovendone fare un uso intensivo, e non essendo l'utente medio che queste cose magari non ci farebbe nemmeno caso, capito, a quei bug che dice Bergam o qualsiasi altra cosa che sia, però non essendo l'utente medio che vedi il prodotto nella sua interezza, allora ti rendi conto che l'iPhone è fatto meglio. Io sinceramente, non avendo mai avuto un iPhone, non lo so se è fatto meglio. Io ti dico che dopo anni e anni di hating su iPhone e essere passato ad iPhone, dico che c'ha tanti pro e c'ha tantissimi contro, ovviamente. Però i pro secondo me sono, a punto di vista da videomaker, i pro sono che il mio lavoro lo faccio più efficientemente e magari tante cose neanche ci penso a farle con la macchinetta, perché le posso fare direttamente con l'iPhone. Allora tu, per esempio, se volessi fare una... Stai laggando. Sì, stai laggando. Mi sentite? Sì, sì. Ma mi sa che è il tono di voce che lo triggera? Sì, tipo che... Cioè, vabbè, in italiano tutti parliamo un po' ondulante. Però mi sa che è quello. Allora, dicevo che Frizzo, comunque tu, visto che sia tu che io dobbiamo giustificare il nostro acquisto, queste motivazioni... Ma non è vero che ti devi giustificare. No, cioè, vabbè, no, giustifichiamo l'acquisto. Perché io ti ho chiesto di giustificarti, però nel senso, non è che mi devi convincere che è buono o sbagliato, voglio solo sapere le ragioni. Cioè, quello che è fatto convincerti che è buono o sbagliato. Cioè... veramente funzionano meglio e hai la certezza che se qualcosa non funziona, 3 giorni dopo esce l'aggiornamento dell'applicazione. È vero. Tutti vogliono che funzioni su iPhone. Non, cioè, ci sono, no, i bug se ci sono li risolvono subito. Cioè vengono scritti prima per iPhone e poi per Android. Se Twitter... Questa è una cosa che non ho capito, però. Perché è un problema di sistema operativo, dici? Cioè nel senso... Perché no, lo stesso codice. prima di compilarlo non può funzionare su entrambi? No. Perché? Le applicazioni per iOS le scrivi in Swift, le applicazioni per Android le scrivi in Kotlin adesso. Cioè sono due linguaggi ad alto livello diversi, okay, e vengono compilati in modo diverso, da due compilatori diversi. Okay. Quando tu devi fare aggiornamenti, ovviamente, cioè... c'è l'algoritmo, è lo stesso, però il codice cambia completamente. Vabbè, questo qui volevo sapere. Però, domanda, mo perché tu dici, sì, adesso si programma in questi due linguaggi qui, però non è che tu non puoi programmare i linguaggi precedenti comunque, no? Cioè, ci sono i compilatori di linguaggi precedenti. Prima iOS era Objective-C. Quello che non capisco è perché... Android in Java. Cioè non puoi compilare, perché non puoi compilare un codice per iOS su Android con il compilatore di quel linguaggio? Allora... È talmente specifico il linguaggio? In sostanza... Sai, io sono arrivato a C++, capito? Quindi, cioè,
Se tu, allora, se lo compili su qualsiasi macchina è uguale in teoria, cambia poco, ci sono delle librerie, giusto, che possono girare around, diciamo. Ci join adesso nella conversazione. Nella mia piccola conoscenza che ho della programmazione. È più complicato di così perché penso che su Android gira una sorta di macchina virtuale Java che è sta sopra al kernel, che ha, kernel Linux, però sopra ci gira una Java che non ti so spiegare manco io. In sostanza non è semplice come dici tu, cioè tu o le scrivi in Java o le scrivi in Kotlin, oppure è più strana la situa, cioè è più difficile di così. E per iPhone stesso discorso, cioè o le fai in Swift o le fai come grande Pandora in Objective-C, oppure è più strano, cioè perché il compilatore, cioè il compilatore che ti fa la traduzione da linguaggio ad alto a linguaggio macchina. Berg, ti posso consigliare di cercare la mia chat? Puoi guardare la chat? Macchina. Che io non posso parlare in questa discussione perché Claudio parla soprattutto. Ecco, io non posso commentare questa discussione. Sta parlando tutte le volte poi comincia a parlare di sopra. Berg, vai a vedere la chat comunque. Così è il... Così almeno non parlo io. Sente, poi se ti metti a parlarci. Vai. Vai. Tranquillo, tranquillo. No, perché mo sto tentando di capire questa cosa, perché vai. Io non pensavo che lo stesso programma dovessi ricompilare. Cioè, questa cosa è una cosa che veramente mi è nuova. Non pensavo che ogni sistema operativo gli devi compilare un programma in un linguaggio diverso, addirittura specifico. Io mangio i biscotti intanto. Vai. Per ogni architettura di chip, più che altro. Certo, va bene. È diverso. Questo in effetti ha senso. Però alla fine c'è quello che conta quando tu passi al linguaggio, come dicevamo prima, dal linguaggio di alto livello al linguaggio macchina, è il compilatore. Se tu hai il compilatore giusto, in teoria, però chiaramente, ti ho detto, io ho delle conoscenze abbastanza limitate in questa cosa, però... Guarda, io non ti so dire per quale motivo è scomodo, so solo che è scomodo, però ovviamente... si può, quindi, non è che non si può. No, certo, è assolutamente... Però aspetta, domanda più specifica, si può compilare lo stesso identico codice su iPhone e su Android? Sì, però ovviamente il compilatore adeguato. Con il compilatore adeguato, però lo stesso identico codice. Sì, partendo dallo stesso identico codice di linguaggio ad alto livello, tu con due compilatori diversi puoi tradurre. Ok, questo volevo sapere. Ok. Certo, per il sistema operativo adeguato. Più che linguaggio macchina assembly, poi... Esatto, vabbè, poi dopo si interfaccia. Però è interessante capire perché Android, cioè io posso scrivere un'applicazione Android il fatto è che non dovresti parlare di applicazione Android. Berg, vai su chat. Questa suddivisione, capito? Cioè nel senso, chi fa le applicazioni non dovrebbe giustamente richiedere che il linguaggio utilizzato su tutti i telefoni sia lo stesso? Perché uno che fa un'applicazione dovrebbe programmare la stessa applicazione in due linguaggi diversi? C'è uno in chat, leggo. Se l'ho scritto su Discord perché pensavo che non... coinvolgiamo la chat in questo discorso a sto punto. Leggi. Vai, leggi. Berg. No, un attimo. Vai. Certo, se tu lo scrivi, infatti c'è la JVM, ma su Android c'è adesso... Ma leggi quello che ha detto, Cuggio, che sennò non so che ha detto. Infatti, beh. Devi leggere ad alta voce prima, e poi rispondi. Cioè, prima leggi la domanda. Leggo la cosa più... Come? No. Se un codice lo scrivi in Java, non puoi... scusami, non lo intendevo. Se un codice lo scrivi in C, non puoi farlo compilare dalla JVM. A parte che la JVM... Sarebbe la Java Virtual Machine. Però vabbè. Non è un compilatore, in teoria è una virtual machine, cioè è un sistema operativo, no? Non è che io sto censurando, perché... Un sistema operativo a parte che c'entra con l'interpretazione. È una roba di mezza, cioè una sorta di compilazione che lo compila in un linguaggio che non è assembly, è una cosa un po' più alta dell'assembly che viene letto dalla JVM, no? Quello che sta su Android è una sorta di JVM, dimmi se dico cazzate, Pandro. Oddio, non aggiungere lettere, Pandoro. Pandoro è presidente.
molto simile a Java. Pandoro. Gira sempre su JVM, è una roba diversa. A chi lo stai chiedendo? Che pacatezza dei modi che si la chat, spero, perché io non so dirti. È la chat, è la chat. Pandoro dice che c'è molta più... c'è molta più. Cioè, Pandoro dice che vuole avere il controllo sul tuo telefono, capito? Vuole avere il completo controllo. Okay, sul questo, e qui torniamo a quello che dicevi tu prima. E qui, avere il controllo sul tuo dispositivo. Ok, okay, e qui è dove il paragone che avevo fatto prima comincia a non avere più senso. Cioè, quello che dicevo, io mi compro una macchina vecchia, perché la posso usare, ma un telefono vecchio. Cioè, nel senso, sul controllo di che tipo, capito? Che vuol dire controllo? Allora torniamo a quello che dicevi tu. Vuole avere il controllo. Lo so. Allora torniamo a quello che dicevi tu, però. Che vuol dire il controllo di dispositivo? Che ci devi fare con questo dispositivo? Per caso sei su Arch Linux? Stai usando Arch Linux adesso, Pandoro? Non chiamarlo Pandoro! Non chiamarlo Pandoro! Esatto, ma allora torniamo a questo, no? Linux. Ed è il motivo per cui il mio paragone adesso mi fa pensare non ha senso. Stavo perché vuoi controllo di che? Cosa vuoi fare con questo telefono? È qui, scusa, è vero, ma... è questa la domanda giusta, è quella che fa Bergam. Tu hai il controllo, ma di che cosa? Ma c'è Google Chrome su Arch Linux? C'è il browser preinstallato, penso. Tranquillamente. Solo una cosa di esso, di non chiamarlo Pandoro, e Berga non te volte che lo chiamo si chiama Pandoro. Cioè, c'è il basso di comando. Un sistema di leve molto complicato. Sta usando una linea di comando per scriverci qua in chat. Com'è che funziona? C'ha le elettrovalvole, c'ha lui. Ragazzi, stanno discutendo da un'ora e mezza. A me mi è andata via la connessione. Sono tornato su Discord e stavano ancora discutendo. Ho startato la live solo per sentirli discutere. Finito. Pandoro, secondo me, usare... ma vaffanculo. E le vedi anche muoversi in diretta. Un ragionamento da coglione. Sei un nerd di merda, proprio di quelli brutti, stupidi pure. Porco Dio, sei uno di quelli. Ti odio. Cioè, ne conosco tantissimi. Mi dissocio. Vabbè, ma prendo le distanze. Che ne conosci tantissimi. Prendo le distanze. Ma io prendo le distanze, ma che vuol dire? Ci è uscito. Giorgio, come fai a non conoscerne tantissimi? Cugge, vai al Politecnico. Come fai a non conoscerne? Vai al Politecnico. Vabbè, dici, andavo al DAMF, non ne conoscevi nessuno così, però, cioè... sbagliato. Probabilmente la persona che conosco ti odio. Uno di che cosa? No, Pandoro, sicuramente magari lo conosco. Oddio mio, mi stai facendo innervosire a me, guarda. Pandoro, ma sai che puoi metterci una custom ROM flashando la memoria? Grazie, non lo sapevamo. Ma che cosa, sul DS? Perché pure lì lo puoi fare. È vero, è vero. Mi sta più simpatico perché è d'accordo con me, dice che Ark è per quelli che vogliono vedere che hanno il cazzo grosso. Ok, ci sono. Ma scusa, Ark scritto ARCH, non sia Jarch? Non lo so, sì, può essere. Si dice Arch Linux, Linux. Comunque è la prima volta che la sento questa distro. Non l'ho mai in vita mia prima che Bergam la nominasse. È una cosa nuova, mi suppongo. Prima che esci di casa e mi parla dal vivo, pronuncia Arch o Arch, perché nessuno ne parla, ovviamente. Esatto, che... esatto. È la prima volta che la sento nominare. A meno che tu non sia su G di 4chan. No, adesso. 2002. Oh, ma Top Content siamo in 10 solo perché mi metto a blastare. Esatto, esatto. Io sto mangiando i biscotti. Per finta virgola. Per finta virgoloni. Ma quindi adesso parliamo di... Ma perché è finita la discussione? No, continuiamo. Io ancora non... ma alla fine, Bergam, la batteria di questo SE. Allora. Giorgio, solo quando avrà batteria. Allora, mi ha detto Pandro di poi cercargli il distro Linux. Non so nemmeno cosa significhi distro Linux. La distro Linux femminile. Guarda seria, non sto, questo non è Flame. Ma no, veramente mi chiedo, cioè ci stiamo chiedendo Pandro, okay. Pandro che università fa? Pandro è disoccupato, io lo conosco, è disoccupato.
ci stiamo chiedendo, Frizzo, tu sei un Frizzo, ci stiamo chiedendo, ok, Android deve girare su JVM, probabilmente anche Kotlin fa una cosa molto simile con una JVM che, se non è la stessa, è una versione modificata della solita, ma quindi non posso in nessun modo compilare codice C++ per la JVM? Ma come oppure no? Oppure è fattibile, però nessuno la fa, i compilatori fanno schifo, cioè... Scusa, come no? Cioè, come no? Mi dice no, secondo me... ho letto. Cioè, come no, però? Cioè, no, infatti secondo me si può, cioè... Anzi, no, secondo me si può. Si può! Si deve. Cioè, è comunque Java quello, eh. Non è che stiamo parlando di un sistema operativo... uscito da, no, da dove, però, cioè nel senso bisogna vedere se qualcuno si è preso la briga di scrivere il compilatore, perché e secondo te no? È obbligo, cazzo. Java, cioè, ho capito, non è che stiamo parlando di appunto Arch Linux, cioè sì, è già, no, perché no, comunque Arch Linux è sempre Linux, c'è un compilatore per Linux, così come ci sono compilatori per Java, per l'ambiente Java. Magari è un qualcosa che non viene mai aggiornato. E soprattutto tu non è che stai dicendo che vuoi compilare in un linguaggio sconosciuto inventato ieri, stai dicendo in C. Cioè, in C, figuriamoci se non c'è un compilatore di C per Java. Java è un linguaggio diverso e usa comandi scritti diversi da C. Ok, ma non è che tu devi tradurre da C in Java, devi tradurre da C in Assembly, nell'ambiente Java. Cioè, non è che devi tradurre da C in Java. Io preferisco di fidarmi di quello che dice. Che cosa? Ah, vabbè, ok, easy. Si capisce il senso, si capisce il senso. Quello che dice, perché cazzo vuol dire che usa comandi diversi. Immaginiamo. Parlaci linguaggio tecnico. Noi ci impegniamo a capire. Anche perché, Bergam, sei laureato in... Più di meno. Sei laureato in, scusami? Ripeti. È ingegneria informatica. No, mi ero perso un pezzo. Ci dovrebbe essere adesso. Dovrei esserci. Non può non esistere, perché stai parlando di un ambiente diffuso come Java e di un linguaggio diffuso come C. No, è per quello che non può non esistere, capito? Porca p... Sì, esiste. Ma cioè, non poteva non esistere. Perché anche se adesso è in disuso C, è stato comunque un linguaggio non è in disuso? Assolutamente no, cioè per fare cose di sistemi embedded. Ok, ci siamo, raga. In teoria adesso non... adesso in teoria siamo belli puliti. Non C. No, anche sì, anche C per sistemi embedded, cioè è pieno di gente, però questi sono gli smanettoni, quelli veri proprio. È pieno di gente che odia C++ perché ti abitua a scrivere codice è un po' facilitato. Devi spremere al 100% le performance perché c'hai pochissima memoria, è ancora meglio C, dicono. Però io non sono ancora... Codice per microcontrollori sarebbe questo, stiamo dicendo. Perché se hai un problema di memoria... Io non neanche l'ho guardato, è stato instant bannato dal mio cervello. Ah, ok. No, è sbagliato proprio dire che... Anche qua mi trovo d'accordo con Pandoro, che dice che C è, non è vero che è in disuso. No, è vero. Cioè, per dire... Purtroppo, Maurizio. Devi fare un sistema di controllo, cioè lo scrivi per forza in C. Se so bevuti Giuseppino. Continuate, scusate, non volevo interrompere, perdonatemi. Andiamo che? Non volevo interrompervi, scusatemi. Bergang Blasta? Sì. Che sblasta. È solo che Pandoro mi ha detto che non potevo scrivere codici C++ per il mio dispositivo Android. Mi sono incazzato. Per quale dispositivo Android? Poi non ce l'hai. Porca puttana, non c'ho il caricabatterie per l'iPad perché sto facendo l'hotspot col telefono. Non è che ha smesso completamente di funzionare. Se devo farci il mio mini server per eliminare le pubblicità. No, ovviamente sono scopi. Sono un supervisore, non sto nel discorso. Se ci devo fare il mio server. Le funzioni che dicevo prima, come esatto queste sono? Quelle per cui dici perché dovrei usare Android. Quanta percentuale... La verità è che comunque tutto questo discorso è inutile. Perché... Il 99% degli utilizzatori di telefoni
hanno il loro telefono e non sanno nemmeno il perché. Lo 0,01% sono quelli che realmente sfruttano le prestazioni del loro telefono. Quindi però tutte queste discussioni non hanno nessun senso. Cioè, dovremmo chiederci chi è che lo pubblicizza meglio. Perché tanto la maggior parte della gente va al supermercato e compra il telefono al supermercato per l'ultima uscita senza avere la più pallida idea di quello che sia, quello che è. Scusate, dovevo accendere una luce fighissima dietro di me. Ed è questa stessa gente che si meriterebbe un 3310 come me. Ma si chiamava 3310 quello? Ma anche me, perché il mio microfono si accende. Sì, ma si chiamava 3310 quello della Nokia. Sì, che parla. Sì, anche l'Express Music. L'ho azzeccato i numeri? Era 3310. Sì, c'è anche il 5530. Comunque Bergamo, proprio wrong, tutti quanti vorremmo vivere con un 3310. Riflettici, vado BRB. Ovviamente. Non perde l'occasione per andare in BRB. Comunque Berg, quindi io non ho seguito gli ultimi 5 minuti di discorso perché ero fisso con dei problemi tecnici. Di che si sta parlando? Del bytecode Java. Bytecode Java. Tipo? E prima Pandro ho giocato Among Us. Ho messo che ero 2009, così per il meme, e mi ha dovuto far connettere la carta di credito perché dovevo avere la conferma di un genitore o tutore. Però, Pandro, mi spieghi che cazzo di quali libertà hai bisogno tu sul... Esatto. Usare il tuo telefono? Cioè, ma sono veramente interessato, perché questo discorso qua è tipo la console war. È una cosa che non sì. Finirà. Domani, secondo episodio, PS4, Xbox o PC. Cioè, in quali situazioni tu hai usufruito della libertà che ti concede Android? Esatto, questa. Io di fatto non me ne faccio, ma non solo tu, cioè penso nessuno, cioè che... sono veramente casi estremi quelli in cui fai delle robe strane con... cioè che poi in realtà... Infatti quante volte cambi ROM su un Android? Quante volte nella tua vita di Android? Io l'ho cambiata 3 volte. Però, capire, nel senso, una volta che lo fai, quali benefici ne trai? No, io l'ho fatto 3 volte per benefici estetici, punto. Ci avevo messo una Cyanogen, tipo, ai tempi. Oddio, forse a volte... Quali sono quelle situazioni in cui ti serve metterci la ROM? Aspetta che mi ricordo che una volta... È come l'overclock, cioè in questo momento. Se c'hai un telefono cinese che non c'ha G-Apps, eccetera, ti serve magari la custom ROM per avere quei servizi. Ma a livello di... e utilizzo, se c'hai un telefono normale comprato, un qualunque telefono Android comprato in Europa, non credo che ti serva. Andro giustamente dice non è tanto l'usarlo o no, è il fatto di averla. Ok, mi trovo d'accordo, perché in effetti sì, cioè la libertà deve essere di default in tutti i tutti i tipi di libertà. E la filosofia... Perché ho sentito sotto di te... Stai guardando uno stream di Minecraft, Berg? Ah, ti sei provato l'argomentazione, Bugge? Berg, Berg, stai sentendo uno stream di Minecraft, per caso? No. Perché ho sentito... Ti sei preparato l'argomentazione, Bugge? No, che Pandro dice... No, per quello che ho detto io. Che tutti potremmo vivere con un 3310 e basta. Prove me wrong. Quella è un po' provocatoria la mia domanda. Molto provocatoria, sì. Ci sono vari layer di... cioè, nel senso di insensatezza in quello che dici. Ma no, ma che dici? Esponimi. Dei layer di insensatezza in quello che dice Claudio, no. No, dai. Ma dici, ma quello che c'ha la finestra rotta, dici? Ma il tizio che da qualche anno ha la finestra rotta. Esatto. Ha il vetro spaccato e dice non mi serve ripararla. Non mi serve ripararla, tanto chiudo lo scuro. Esatto. Perché dovresti chiudere la finestra? Perché te ne frega il vetro è rotto, c'è lo scuro. Capisci?
Con chi stai parlando? La mia mentalità, a parte gli scherzi. Funziona? Il prodotto finale funziona? Sì, qual è il problema? C'è qualche capite con cosa, con chi si sta parlando, quindi? Sì, c'è una questione di... cioè se lo standard diventa il modello iOS, il modello Microsoft, ma tanto è già così, però vabbè. Quindi avere meno libertà e sbatti, avere meno libertà e sbatti in un perché futuro. Dalla merda al cioccolato è facile, ma dal cioccolato alla merda non così tanto. Però conta che cioè, però togli il background. Andro Confucio, se non erro. Confucio, sì, sì. Linux user, però cioè quando tu gestisci una mega azienda, cioè tu è logico, è naturale che cerchi di fare ste robe schifose e centralizzare, rendere tutto, cioè obbligare la gente a seguire percorsi prestabiliti nell'uso dei tuoi prodotti, cioè secondo me sono tutte cose che ti conviene fare in quanto il tuo obiettivo è massimizzare il capitale. E quindi, cioè, nel senso, se tu vuoi dei prodotti migliori ogni anno, sempre, sempre migliori, secondo me è difficile. Perché, cioè, prova a pensare alle cose open. Dimmi un qualcosa di open source che funziona bene, che funziona molto bene, non ha problemi, che sia open source. E lo so che non stiamo parlando di open source e sto facendo un discorso un po' diverso, però lo trovo. Cioè le trovo cose molto correlate, no? Il discorso dell'open source, il discorso della libertà, il discorso del software libero. Ha detto che si è perso parte del discorso. Che funziona bene la fa pagare. Questo è il discorso. È vero e succede anche con... Se fai un open source è semplicemente per un senso di... Di etica di internet, dici, di condivisione, esatto. Tra virgolette. Cioè, sbaglio. Sì, sì, no, non sbaglio, non sbaglio. Comunque ti cioè, sento basso. Uno che fa un open source che ti sento basso qua. Bene. Ups. Uno che fa un open source che funziona bene e lo dà open source è semplicemente, cioè, però, capito, è come quello che va in piazza a protestare, cioè, non è che lo fai perché ti ritorna qualcosa. Cioè, perché comunque tu Linux adesso funziona bene e sì. Funziona così bene che potresti farlo usare a tua nonna quasi, anzi quasi. No, no, non lo darei a mia nonna Linux, sinceramente. Non fino a quando ho dovuto. Mia nonna lo sì, Ubuntu forse sì, però boh. Ho dovuto a mio nonno ho dovuto fare in modo che quando apre Chrome gli si apre direttamente il sito che vuole in automatico, quindi non credo che possa dargli qualche altra libertà. Ma già che tuo nonno usi il computer, lo usa per radio, perché fa il radioamatore. Quindi che quando è quindi per cercare la gente, cioè basta cercare sulle frequenze. Sì, però quando trovi il codice sì, 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 però sì, però per mandargli per sapere l'indirizzo e per mandargli la cartolina tra virgolette mandargli la cartolina, non so come si chiama. Non capito cosa intendi, sì, però deve, comunque il, va a cercarlo su un sulla quale comunicare. Ci sta un sito dove c'è il database di tutti. E lui per dopo che ha trovato la frequenza di quello, ci ha parlato e tutto, deve andarlo a cercare su questo archivio. Chiedi un po' il purpose del radioamatore allora a questo punto. Ma è semplicemente per avere informazioni in più che magari non vi siete detti in quel momento o che non c'è avuto vero, tempo però, di... No, cioè in teoria almeno il radioamatore per come lo intendo io è quello che si connette a... Ma anche per vedere se esiste veramente, anche per vedere se esiste veramente quello il codice. Ma cioè, cioè in teoria almeno per quello che penso sì, io. Sì, 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 è vero, quello che dici tu è almeno vero. È cioè quello di... cioè è proprio quello il fascino del radioamatore in sì, teoria, sì, no? Sì, sì. Del ti butti nell'ignoto e sì, però è come posso dirti, come posso dirti, è la community. Qualcuno non ti risponde. È la community. È bello, no? È la community quella lì. Era la community esternamente a quello. È come porca puttana, è come se quelli che giocano a Minecraft non ci avessero un forum per discutere di Minecraft. Che cazzo c'entra? È il bello di Minecraft è giocare. È ok, però dovrei discutere in un'altra piattaforma. Cioè il fatto del radioamatore
è che hai un metodo di trasmissione già di per te e stai sostituendo il tuo metodo di trasmissione con un metodo di trasmissione semplificato per trovare i contatti. Quando di per sé, ma non devi trovare i contatti che non devi trovare contatti nuovi, devi trovare contatti che hai già contattato tramite radio. Sì, ma invece, cioè, almeno per come lo intendo io, il radioamatore è quello che parla con gente a caso, cioè sì, che aspetta che qualcuno si connetta sulla sua frequenza, sì, in maniera totalmente casuale dall'altra parte del globo. Sì, vero, vero. Mentre Minecraft è un gioco e quindi non è che, cioè, lo usi come mezzo di comunicazione. Era un esempio, era un esempio secondario. Vabbè, vaffanculo, continuate. Non ha il gioco di continuate a fare sto discorso che stavate facendo. Fanculo, non parlo più, scusa Cla. Sei troppo saccente per i miei gusti. Questo io ancora non ho fatto l'abbonamento a Frizzo. È vero, e mi sembra il caso di farlo in questo momento. E non lo fare. Anche perché sto portando il vero content di questo momento. Comunque il discorso vostro non è ancora finito, Pandro. Il nostro discorso. Pandro, ci stai. Pandro, tu non paghi il TS e ti devo regalare la sub. C'hai pure il Prime e mi dici di regalarti la sub. TSO. Cioè a Pandro gli dovrei regalare la sub e lui neanche. E c'ha pure il Prime lui, capito? Niente, comunque picco di utenza durante il blasting.